Ben arrivati o bentornati sul mio canale EVP Energy Vibrations Positivity. Nel video precedente ho parlato velocemente di cibi economici che aiutano a smaltire. Invece in questo video volevo parlare velocemente della frequenza o quando mangiare. Poi sappiamo e ripeto che un corpo sano dipende naturalmente anche se non soprattutto da ciò che mangiamo, ciò che mettiamo dentro il nostro corpo. You are what you eat. Oggi in questo video vorrei quindi dettagliare qual è la giusta tempistica e frequenza dei pasti per la perdita dei grassi. Inizio a dire che effettivamente in rete, ma anche nelle riviste settimanali, quelle quotidiane, insomma, troviamo mille diete e racconti su come dimagrire o che cosa mangiare per perdere quel grasso in più. Quante volte dobbiamo mangiare al giorno? Punto di domanda. Ecco la verità sulla frequenza dei pasti. Non importa se mangiamo tre o sei pasti o una via di mezzo. Tutti gli studi sulle diverse frequenze dei pasti hanno dimostrato che le diverse configurazioni portano sostanzialmente agli stessi esiti o risultati. Questo significa anche che non si guadagna nulla mangiando più pasti piccoli sparsi sulla giornata, non aumenta né scombussola il metabolismo, almeno non in modo significativo, e lo spreco energetico complessivo è lo stesso che si avrebbe mangiando appunto tre pasti abbondanti, tipo colazione, pranzo e la cena la sera. Ma che dire dei casi estremi come solo due pasti al giorno o più di sei pasti al giorno? Più di sei pasti, ovviamente, non i pasti enormi, ma piccoli pasti, non dovrebbe essere un problema in teoria. Anche se per me personalmente non sarebbe pratico preparare sei pasti in continuazione, sinceramente. Forse un bodybuilder o un culturista, di professione che ha un team a disposizione, magari se lo può permettere. Certo, due o anche un solo pasto al giorno possono creare qualche problema. Almeno se non sei sotto una dieta intermittente, dove comunque in realtà tra le 8 ore che si può mangiare, di solito consumi comunque almeno tre pasti. Se mangi soltanto una volta, dovrebbe essere un pasto piuttosto super abbondante per coprire le calorie giornaliere di cui noi abbiamo bisogno. Inoltre, quando si tratta di proteine, si vuole garantire un apporto costante durante la giornata, che sarebbe difficile ovviamente con un pasto soltanto, soprattutto perché il corpo assorberebbe tutto in una volta e avrebbe difficoltà ad accumulare le proteine per dopo. Ma naturalmente tutto è possibile. Sono proprio gli studi sul digiuno intermittente, ovvero il fasting, che hanno dimostrato che se si progetta la dieta in modo corretto, e ci si assicura di consumare fonti di proteine a lenta digestione, come l'uovo, riso, i piselli, per esempio, allora sì, due pasti al giorno possono portare agli stessi risultati. Anche se io ho fatto fasting per un po', più che altro per una questione di detox, no? Non facevo certo mancare le proteine, soprattutto quelle vegetali, consumando la spirulina che ne è ricca. Perché parlo spesso della spirulina? Perché è effettivamente un elemento naturale, organico, che introduco quotidianamente. A mio parere, però, non è necessario complicare troppo le cose, no? Quindi lascio semplicemente a voi la scelta. Lo scenario più pratico è probabilmente quello in cui si consumano dai 3 a 6 pasti al giorno, ripeto, sempre piccoli, porzioni. Preciso anche che è quando una persona va anche almeno 2 o 3 volte in palestra, o comunque un minimo di allenamento si fa o attività sportiva. Ora, un piccolo inghippo potrebbe essere quando mangiare, che dire dunque dei tempi del consumo dei pasti. È necessario mangiare cibi specifici a orari specifici? La risposta brevissima è dipende. In generale non è importante quando il corpo si alimenta, purché si fornisca un apporto costante di proteine per mantenere ovviamente la massa muscolare. In ogni caso, se si pratica un'attività fisica o un esercizio di forza, è opportuno consumare determinati alimenti prima e dopo l'allenamento. Questi pasti sono chiamati proprio pasti pre e post allenamento e hanno ovviamente diverse funzioni.
Innanzitutto ridurre l'esaurimento del glucogeno muscolare, poi ridurre la degradazione delle proteine muscolari e ridurre il livello di cortisolo dopo l'allenamento, perché come ben sappiamo il cortisolo è responsabile proprio dell'ossidazione del muscolo, quindi più intenso è l'allenamento, più alto sarà il cortisolo. E ultimo, ma non meno importante, ovviamente garantire un recupero ottimale. Come si ottiene esattamente questo risultato? Semplice, mangiando carboidrati e proteine prima dell'allenamento. Piccolo dettaglio però, i carboidrati troviamo anche nella frutta, perché noto che tante persone sono convinte che i carboidrati sono presenti soltanto nella pasta o nel pane. Wrong. Ecco perché dicono di includere tanta frutta e verdura nella dieta, perché sono elementi super nutrizionali. Se vuoi dunque fare uno spuntino a base di frutta, opta soprattutto per l'ananas, i cachi o le banane che potrebbero essere appunto ottimali, così come anche le fragole, mele e le arance. Ciò significa che la regola più importante del pasto pre-allenamento è consumare una buona quantità di carboidrati e proteine prima dello sforzo fisico. Non nego e confermo che sì, c'è tanto caos e credo che delle volte si fa troppa confusione e troppe persone complicano eccessivamente questo aspetto. E va a finire che tutto diventa troppo complicato e si rischia di lasciar completamente perdere. A proposito, non voglio lasciarvi senza una piccola linea guida. Quindi vi darò alcuni valori indicativi da tenere in mente quando preparate appunto il pasto pre-allenamento. È sottinteso ovviamente che i valori specifici variano sempre da persona a persona e dipendono dall'ora del giorno in cui vi allenate, ovviamente. Ma dipende anche da quanto tempo avete a disposizione prima dell'allenamento. Ma in ogni caso si tratta comunque di un buon riferimento da tenere a mente. Se potete, consumate un pasto equilibrato con più o meno i 0,5 grammi per ogni chilogrammo di vostro peso corporeo, sia per i carboidrati che per le proteine. Circa un'ora prima dell'allenamento e un'ora dopo l'allenamento. Quindi se pesate, facendo veloce dei calcoli, 80 kg sarebbe in circa 40 grammi complessivi di carboidrati e proteine da assumere, prima e dopo lo sforzo fisico. Ora, se non avete tempo e l'ultimo pasto è avvenuto più di 2 ore prima dell'allenamento, allora consumate proteine e carboidrati più facilmente digeribili, magari 30 minuti prima dell'allenamento. Per esempio un frullato proteico, quello che va di moda è whey protein, e con una banana. Ok? Se ti piace mangiare piuttosto un pasto normale a base di riso integrale e pollo o carne, mangialo tranquillamente, però un'ora prima dell'allenamento, che questo sarebbe perfetto. Importante assumere le proteine e i carboidrati se optate per un piatto consistente, uno barra 2 ore prima dell'allenamento, altrimenti, come spiegato poc'anzi, optate per un frullato proteico un mezz'oretta prima. Questo è ciò che è stato provato per ottenere i migliori risultati e per mantenere le cose il più semplice possibile. Ok? Non c'è veramente bisogno di complicarsi più di tanto, né di ossessionarsi con i dettagli che sono in più e non hanno un particolare conseguenza sul nostro corpo, né in senso positivo né in senso negativo. Invece, se non vi piace il riso e il pollo, per esempio, o non volete mangiare tutti i giorni la stessa cosa, è ovviamente comprensibile. Allora ecco alcuni suggerimenti per i pasti pre-allenamento. I pasti che si possono consumare fino ad un'ora includono farina d'avena con proteine del siero di latte. Un grande sandwich di pollo, per esempio, sottinteso che il pane non è bianco ma integrale. 2 o più uova sodo su un toast all'avocado, buonissimo peraltro. Una pasta integrale con qualche tipo di proteine, con qualsiasi fonte di proteine che preferite in realtà. Basta che siano proteine. Per quanto riguarda i spuntini, 30 minuti o meno prima dell'allenamento, come detto prima, una banana e una barretta proteica potrebbe essere ottimale. Pezzettini di mela, un frullato proteico, appunto, per esempio, come ho detto prima, il whey protein, oppure soltanto una barretta proteica. È importante che almeno introduciate un po' di proteine, almeno un'mezz'ora prima di fare l'allenamento.
Spero che sia stato utile questo video. Se sì, pollice in su, condividete. Se conoscete qualcuno a cui possa essere utile questa spiegazione, perché magari non sa bene dove iniziare per perdere qualche grasso in eccesso. Iscrivetevi al mio canale, vi sarei grato, se non l'avete ancora fatto. E poi, naturalmente, come tutti sappiamo, alla dieta va abbinata sempre un minimo di attività sportiva, a prescindere. Altrimenti posso fare 1000 video in dettaglio, ma se non guardiamo la salute in un modo olistico, i progressi saranno, per ovvietà, molto più lenti. So, stay healthy, love yourself, thanks for watching e ci vediamo nel prossimo video.